Cari amici e amiche del Focolar Forlan di Roma, ben trovati. Ci ritroviamo dopo le vacanze natalizie, sperando che davanti a noi ci sia una soluzione prossima alla pandemia in corso. Ma non vogliamo fermarci e quindi oggi organizziamo in streaming un'interessante conferenza con l'avvocato Luca Ponti, autore del libro All'avvocato si dice sempre tutto. Saluto quindi a nome del Focolar di Roma i protagonisti di questa serata, l'autore avvocato Luca Ponti di Udine e il conduttore avvocato Gianluigi Ruotolo, nostro socio e consigliere. Ruotolo ci condurrà con l'autore nel percorso di questa conferenza tra ironia e psicologia per capire qual è o dovrebbe essere, il rapporto tra avvocato e suo cliente. Non voglio rubare tempo ai nostri interlocutori e con grande curiosità passo la parola direttamente all'avvocato Ruotolo. Cari amici, buongiorno, bentrovati a tutti e a tutte. Oggi parleremo con l'avvocato Luca Ponti e lo intervisteremo per chiedergli qualcosa sul suo libro All'avvocato si dice sempre tutto. Allora, vorrei partire con una considerazione. La prima considerazione è che esiste un rapporto tra la legge e la letteratura. Io amo dire che buona parte degli uomini di lettere italiani sono laureati in legge. Questo è vero e ci sono molti avvocati che hanno scritto, ci sono molti giudici che hanno scritto. Io faccio solo un esempio. Satta ha scritto un libro bellissimo, Il giorno del giudizio, era un illustre processualista, era un illustre professionista e ha scritto un libro che si ricorda. E ci deve essere qualcosa che lega la parola scritta sugli atti e la parola scritta sui libri e sui racconti. Per quanto riguarda questo libro, L'avvocato si dice sempre tutto, si tratta di un volume di una quindicina di racconti che ci racco questi racconti ci parlano di pretura, di tribunale, ci parlano di un avvocato, ci parlano di clienti, ci parlano di una moglie e insomma ci fanno vedere un universo che va oltre una situazione, come posso dire, piccola e ristretta, perché l'ambizione è quella di rappresentare dei sentimenti umani che hanno qualche cosa di più grande, di condiviso, si potrebbe anche dire di universale, perché noi conosciamo l'anima dell'uomo, la sua psiche e le sue passioni. Io mi ricordo che nello studio dell'avvocato Pettoello, che era presidente dell'Ordine di Udine, c'era un quadretto in cui si diceva che negli studi degli avvocati che passano gli uomini con le loro passioni, con le loro preoccupazioni. Questa, secondo me, è una frase che corrisponde perfettamente a verità, perché in alcune circostanze non si può fare altro che chiedere aiuto ad un avvocato. E un altro argomento che abbiamo avuto occasione di trattare con l'avvocato Ponti è la giustizia degli uomini, l'attingibilità di un dato oggettivo, la possibilità quindi di scoprire come stanno le cose, di comunicarle in modo possibilmente fedele. È un paradosso quasi gorgiano. Dio non esiste, se esistesse non potrei conoscerlo, se lo conoscessi non lo potrei comunicare. E qui naturalmente il discorso è anche più concreto e riguarda vicende umanissime. Io comincerei col chiedere all'avvocato Ponti qualcosa su di lui, sulla sua biografia, perché lui è udinese, ha studiato a Firenze, fa la professione da tanti anni e poi si è dedicato alla letteratura. Potremmo cominciare in quest'ordine e lascerei la parola a lui. Grazie dell'invito, grazie della presentazione. La mia storia autobiografica non ha, diciamo, motivi di particolare connotazione. Io sono orfano di padre, quindi pur essendo udinese, ho studiato, come diceva giustamente Gianluca, a Firenze, ho studiato 10 anni, dopodiché sono rientrato qui in patria e pratico una professione
che è un po' particolare perché mi muovo nel diritto commerciale civile e penale, e quindi il mio inquadramento è un po' orizzontale, mi occupo delle imprese e faccio occasionalmente anche il fallimentare penale, ma sempre collegato alle problematiche di imprese. Questa è un po' la sintesi della mia carriera professionale che mi vede impegnato ovviamente qui nel Triveneto. Per quanto poi riguarda la professione, secondo te come mai siamo arrivati a questo gran numero di avvocati? E oggi, secondo te, cosa dovrebbe fare un avvocato che inizia la sua carriera per avere uno spazio? Ah, questa è una bella domanda, richiederebbe, sono dei consigli per l'acquisti che richiederebbero molto più tempo. Io posso misurare i cambiamenti da quando ho iniziato io, e che erano un po' 30-40 anni fa, c'erano dei fenici, adesso è cambiato tutto. Ci sono dei cambiamenti fondamentali. C'è una caratteristica comune che io cerco di tramandare è quella che l'avvocato deve sostanzialmente risolvere dei problemi. Quindi il tema dell'avvocato è intercettare i bisogni che cambiano nei periodi storici, cambiano ovviamente anche in relazione al target della clientela, in relazione al lavoro, però questa è una regola fondamentale, ferma nel tempo. Se poi invece devo dire quali sono le grandi differenze, io credo che una grande differenza che deve connotare le nuove generazioni è quella di entrare in questi cambiamenti e capire che è molto più importante adesso rispondere veloce che, passatemi l'espressione paradossale, rispondere bene, cioè quella che un tempo era l'accuratezza, le tempistiche di risposta non sono più compatibili con una società frenetica che magari ansiosamente richiede di avere delle reattività che sono diverse. In questo contesto io credo che si debba investire su dei valori diversi da quelli sui quali io sono cresciuto. Io sono cresciuto sul concetto che c'era una cultura che connotava l'avvocato, una cultura giuridica, e mi ricordo che ai miei tempi, per esempio, io avevo scritto dei libri di diritto che candidavo per in qualche modo esportare una cultura specifica in certe materie. Adesso tendenzialmente nessuno più legge. Offrire un libro per dire che hai una, diciamo così, una cultura, una competitività in quella materia viene interpretato come una minaccia, e nel senso che il professionista è cambiato, secondo me la cultura è molto più livellata, i prototipi, diciamo, di mediazione culturale sono accessibili a tutti, l'accesso alla conoscenza non è più impedita come era un tempo quando i mezzi informatici connotavano la distinzione professionale. Adesso la distinzione professionale la fanno altri valori che sono la psicologia, il carisma, la comunicazione, cioè c'è una immagine del professionista che deve saper gestire più problematiche. Cito l'esempio, che penso sia alla vostra attenzione, che ormai i processi hanno una loro componente di mediaticità dalla quale non ci si può estraniare, perché pensare con i nostri tempi della giustizia, che vuol dire spesso auguri di buona salute, di avere una risposta soddisfacente a distanza di anni, non è ancora quello che cerca il cliente, perché immediatamente viene investito dai mass media. Quindi, per esempio, quello che un tempo era estraneo alla cultura dell'avvocato, cioè la gestione mediatica di una notizia processuale, di una notizia in qualche modo investe la sua vita, purtroppo deve avere delle componenti più articolate, più complesse, che mi spingono a dire che probabilmente quella cultura accademica che un tempo connotava i vertici della nostra professione adesso sta scomparendo. L'università ormai è sostanzialmente fuori dall'esperienza professionale. C'è stata questa grande metamorfosi che ha cambiato il professionista, avvicinandolo davvero a un problem solver, non più a un professionista che parlava latino
e teneva le distanze. Adesso è un professionista che deve entrare nelle persone, capirle e saperle gestire anche nello stress che accompagnano le vicende giudiziarie. Senz'altro, senz'altro. Allora, abbiamo anche detto che molti uomini di lettere italiani sono laureati in legge. E quindi, insomma, tante volte c'è questa duplice natura. Io lo misuro su me stesso perché io sono laureato in legge, sono avvocato e sono diventato avvocato già parecchi anni fa. Ho continuato a leggere, ho continuato a scrivere, ho continuato a collaborare con varie testate. Insomma, io vedo che questa vicinanza c'è, non per tutti, ma per molti di noi c'è. E io ti volevo chiedere, quando nasce la tua passione per la letteratura, non solo per quello che si legge, ma per la parola scritta, e quando hai cominciato a scrivere e cosa hai cominciato a scrivere? Ma io la passione la coltivo da sempre. Per darvi un'idea, all'esame di maturità classica portai come tesina dei miei raccontini che narcotizzavano la commissione e mi aiutarono a superare più brillantemente l'esame di maturità. Quindi è un qualcosa che ha sempre accompagnato la mia vita. E diciamo che poi si è connotata diversamente, perché con il passare dell'anagrafe questa attenzione alla scrittura mi ha in qualche modo anche, diciamo, diversificato gli interessi e l'attenzione al particolare. Ecco, il motivo per il quale io scrivo è perché un po', volendo cercare un'immagine un po' metaforica, io sono affascinato da quello che esce dalla cultura strettamente razionale. Cioè, se io fossi un medico mi appassionerei al psicosomatismo, per dire, cioè per tutte quelle aree che in qualche modo connotano la professione dell'avvocato e la giustizia e che in qualche modo non vengono fotografate dalla realtà di quello che uno effettivamente vive nel processo o nelle vicende. Quindi la letteratura è una parte di me, la letteratura probabilmente è una parola grande per me, ma diciamo che la riflessione del raccontino mi ha sempre stimolato, mi ha sempre accompagnato ed è una connotazione della mia vita, voglio dire, da sempre, che è sempre stata dentro il mio DNA, ecco. Vivendola diversamente, quando ero ragazzo scrivevo su certe cose, adesso è chiaro che l'osmosi con la professione mi assorbe, quindi è facile che l'attenzione del raccontino sia appunti sulla professione. Certo, certo. C'è anche questo aspetto che volevo trattare con te, perché in pratica tu nel tuo romanzo, nei tuoi racconti, fai riferimento ad un avvocato non tanto immaginario, il quale si chiama Castano di Tongo. A questo Castano di Tongo capitano molte avventure. Lui svolge l'attività professionale e ci sono, come posso dire, vicende professionali e naturalmente anche personali che sono strettamente intrecciate, come nella vita di ogni professionista, di ogni avvocato, e lui, insomma, riesce a trarre una lezione da queste vicende, da queste avventure. Allora, la prima cosa che volevo chiederti è perché Castano e perché di Tongo. Allora, è un nome che si presta a interpretazioni, perché il castano non è né biondo né moro. Si colloca in una situazione, come posso dire, intermedia. Poi, castano, casta, no. Dovrebbe essere una persona che non appartiene a un circolo ristretto, a una casta, una persona comune. Quindi, il dittongo sono due vocali. Uo, per esempio. Allora, nella natura del dittongo c'è una duplice sonorità. Uno potrebbe dire, sono due lettere, non una sola, e se sono due lettere perché uno un po' si barcamena. Questi potrebbero essere i discorsi. Io vorrei cominciare a conoscere Castano per poi parlare un po' della sua vita nelle pagine del tuo libro. Ah, Castano di Tongo è un po' un gioco, nel senso che
l'evaporazione, lo sviluppo del nome è un acronimo di Casta, no? E Vacua. E questo personaggio che si chiama Castano, e intanto parlo del nome, poi parliamo del cognome, è un personaggio che sviluppa tutte le sue esperienze a livello appunto non razionale, in chiave ironica, intercettando la giustizia, ma sostanzialmente concentrandosi su delle emozioni psicologiche, psichiatriche o comunque di comunicazione, e ha come superio, come diciamo, volendo cercare un'immagine raffinata, questa vacua, che è un gioco di parole, anche qui è la moglie, che rappresenta un po' la sua coscienza etica e morale, cioè quello che cerca di riportarlo nella ragionevolezza dei racconti, quando lui invece si disperde in emozioni che sono di natura diversa. Quindi c'è un po' questo gioco tra Castano e Vacua che mette in contrasto questi soggetti. La filosofia dei racconti sono molto brevi, sono molto ironici tendenzialmente, o almeno questa è l'ambizione, ed è quella di non dedicare del tempo a delle fasi descrittive tradizionali che passano da come il naso è, come che naso ha, che voglio dire, che disegno del corpo, che colore ha i capelli, che come si veste, perché il racconto è sviluppato su una ambizione di rappresentare un personaggio che non ha bisogno della descrizione somatica, è un personaggio che vive un'esperienza emotiva diversa e si chiama Bitongo, il cognome, per arrivare alle tue arguzie, perché è la sfida, apparentemente un cognome improponibile, no? Castano Bitongo. In realtà il tentativo è quello di dire: guarda che le emozioni che vive Castano in questo libro, intercettandole, ripeto, con la giustizia, sono quelle che possono capitare a chiunque, ecco, sono quelle che in qualche modo sono più diffuse. Quindi il gioco era un po' questo, sempre in chiave molto ironica. Vabbè, è un bel gioco. Poi per quanto riguarda il rapporto tra, come posso dire, tra immagine, sentimento, letteratura, sì, è cambiato. Secondo me, io mi ricordo tantissimi anni fa, che quando Moravia andava al cinema e faceva la critica cinematografica, aveva parlato di certi film e di certi romanzi. Cioè, in pratica, lui diceva questo: dal momento in cui c'è l'immagine filmica che è sintetica e che con un'immagine sola ti presenta, come dire, qualcosa che richiederebbe una descrizione molto lunga, anche determinate descrizioni letterarie sono venute completamente meno e vengono consegnate al passato. Mi sembra, perché adesso è tanto tempo, comunque lui parlava di un romanzo, credo Papagorio, credo, in cui si iniziava con la descrizione della casa, si partiva dal basso, si saliva verso l'alto, si parlava della casa, si parlava dei balconi, si parlava delle finestre, delle ringhiere, parliamo di una cosa di tantissimi anni fa, e poi iniziava la vicenda. Ora, nel momento in cui l'immagine toglie moltissime di queste mediazioni e si va subito al dunque. E questo vale un po' anche per la presentazione dei personaggi, ecco, vale un po' anche per la presentazione dei personaggi. E dunque si va subito, si entra in medias res, per dirla così, in un contesto di carattere lavorativo, si vede il Castano che va in tribunale, incontra dei giudici, incontra dei clienti, arriva la Vacua, che è una donna, devo dire, di grande interesse, molto cinguettante, una donna, una figura molto particolare. E poi così, insomma, inizia la vita professionale e personale. Mi interessava in modo particolare partire dal primo racconto, si inizia sempre dall'inizio. E questo racconto, il maestro, fa riferimento a un professore che usa molto il latino. Allora, era comune un tempo usare il latino. Io mi ricordo che quando studiavo a Trieste, io dell'Università di Trieste ho un cattivo ricordo, comunque, essendo stato uno studente molto presente, molto studioso, a un certo punto qualcuno ci aveva
E mi ricordo il professor Bartoli aveva chiesto come mai in un articolo del codice civile o del codice penale c'è l'articolo e c'è la rubrica. E a un certo punto aveva chiesto se la rubrica, che sarebbe il titolo dell'articolo per chi non ha studiato giurisprudenza, è legge oppure no. E io sono intervenuto durante la lezione e ho detto no. E perché? Perché rubrica legis non est lex, perché così si dice. E lui ha detto, bravo, sempre usare la frase in latino per fare buona impressione sul cliente. Allora adesso credo che le cose siano un po' cambiate. Sono cambiati gli avvocati, sono cambiati anche i clienti, abbiamo detto che sono cambiati anche i problemi. E il latino di ieri è una lingua che anche nell'ambito forense è diventata più rara nell'uso, anche se nella sua sintesi fotografa delle situazioni. Fotografa benissimo delle situazioni, perché il latino è una lingua che non sbaglia. Per quanto riguarda invece il mondo di oggi, si preferisce usare l'inglese. Allora, l'uso della lingua inglese e denota un cambiamento, perché noi non siamo più un paese di cultura classica profondissima e di avvocati che hanno fatto un liceo classico, un liceo scientifico. Io per esempio ho fatto un liceo scientifico e che hanno imparato bene il latino, anche perché dove ho studiato io, se il latino non lo sapevi bene venivi rimandato o bocciato. E attualmente si pensa più all'uso dell'inglese come lingua internazionale, perché ci sono altri imperi che governano, e visto che gli imperi che governano sono di tipo, come dire, americano, la lingua è la lingua inglese. Pensavo non solo a questo tuo racconto, il maestro, ma pensavo anche ad un altro racconto che tu hai scritto, che parla di un avvocato che è perso negli uffici di un grande studio milanese che ha centinaia di avvocati, una corazzata, in una discussione, in un incontro professionale dove si parla anche un certo slang. Mi viene in mente, qui lo apro e qui lo chiudo, una legge che è la legge Toubon, che è una legge francese di tantissimi anni fa, in cui si diceva che nei documenti ufficiali bisogna parlare il francese in Francia. In Italia l'italiano è diventato una lingua che si usa solo in occasioni non ufficiali. Tu hai un po' sintetizzato in questo libro, il primo racconto parla proprio del rapporto del praticante del Castano che si affaccia col mondo professionale quando è iniziato, 40 anni fa, come lo descrivi tu, dove si parlava latino, ma secondo me si parlava latino per tenere le distanze dal cliente. Quindi era in qualche modo anche un modo per assurgere a immagine mitologica quasi. E il racconto è fatto di una serie di frasi latine sostanzialmente senza senso per arrivare alla conclusione ironica che in realtà quello che interessa è sempre qualcosa che va oltre il latino. È vero che sto scrivendo un secondo libro sull'incomunicazione dove aggiorno questa circostanza del latino di 40 anni fa con l'inglese di adesso, dove effettivamente sembra incredibile, ma se non parli inglese, se non usi delle espressioni italiane in inglese, per la convenzione sociale in un certo mondo, quello mio, commerciale, dove io ho il diritto societario, sembra che tu debba essere ghettizzato e bandito. Quindi c'è, e anche questo è un disegno ironico di come le epoche possono connotare culture diverse, frasi, voglio dire, anche modi di approcci diversi, di come le convinzioni ti imprigionano. Quel Castano che vi dicevo non è, uno spesso cerca nel libro di trovare lo stesso Castano. A me non interessa che nei racconti sia lo stesso Castano, quello che vive il latino vive l'inglese nel prossimo libro. È un Castano che deve regalare delle emozioni e cercare di creare questo processo di medesimazione con il lettore nel descrivere delle sensazioni, dove in questo libro si parla della giustizia, perché credo
che la giustizia sia uno dei fenomeni più arcani, più misteriosi per tutti, no? Non è un caso che tutti gli avvocati, quando vogliono fare una citazione erudita, devono sempre citare questo processo kafkiano, che è diventato ormai sinonimo di incomprensione. Quando uno vuole dire sono vittima di qualcosa che non capisco, che non comprendo, che è ingiusto, si usa questa espressione kafkiano, anche un po' demolendolo, il povero Kafka, per dire che la giustizia crea dei meccanismi di incomprensione che sono formidabili nel sentire comune. E Castano vuole un po' raccontarli. Per quanto riguarda il processo di Kafka, io non so, probabilmente a Kafka non piacerebbe questa familiarità, come dire, con un termine derivato e con un aggettivo che alla fine, sì, forse è usato in maniera impropria. Più che altro si vede che il processo di Kafka era ben altro, quello era legato da un assurdo. Allora, ci sono processi in Italia oggi, ci sono stati legati a, come dire, a nulla o anche a contesti probatori che poi sono stati demoliti o sono stati scarsamente verificati, mi viene in mente Tortora, ce ne sono tanti altri. Però nel tuo racconto, nel tuo primo racconto, mi viene in mente qualche cosa di diverso e di più profondo, di più lontano, di più antico. Allora, sentire tanto latino, mi veniva in mente il processo per formulas del diritto romano antichissimo, cioè parliamo di una cosa, istituzione di diritto romano, che è uno dei primi esami che ho fatto, e lì c'era il processo per formulas, il processo per legis actiones, ed era come se per dominare i fatti uno facesse degli esorcismi. Perché cosa faceva? Tirava fuori delle formule, le recitava in determinati contesti e questo doveva servire, come dire, era una sorta di benedizione, di esorcismo, che avrebbe dovuto portare, non lo so, all'accertamento dei fatti e alla vittoria in giudizio. Si tratta di un processo ancora sacerdotale, ma è lontanissimo dai tempi di oggi e dalle società moderne. Però me l'aveva richiamato, forse per motivi di sonorità, in maniera immediata. Altra cosa che volevo dirti, parlando sempre di una certa baronale presunzione. Allora, c'è un bel racconto che è più avanti nel libro, che si chiama Le questioni preliminari. Allora, le questioni preliminari ci sono nel processo, perché ci sono questioni preliminari, ma ci sono anche nella vita, perché prima di arrivare, come posso dire, a un punto, bisogna passare per un altro, perché la vita è un percorso. E io vedo questi due racconti collegati, perché da una parte c'è il Dominus, che è il padrone dello studio, diciamo così, il quale cita in latino, magari tiene la distanza col cliente o così, perché diventano proprio anche modi di dire. Invece, nelle questioni preliminari c'è questo illustre avvocato milanese, c'è un barone che va in provincia e che è come i piferi di montagna, no? Che arrivano per suonare, non vorrei anticipare, e poi vengono suonati. Come ti sembra questo trait d'union che vediamo tra questi due racconti? No, effettivamente in quel racconto che tu citi c'è lo sviluppo di queste situazioni che nella giustizia capitano spesso, cioè dei regionalismi e delle letture, diciamo così, legate all'antropologia più che solo al diritto. E quello che posso dire è che le questioni preliminari vogliono affrontare un tema in chiave, come al solito, molto evocativa della metafora, un tema che per noi è importante, che è proprio, cioè la cultura processuale nel nostro sistema italiano non è letta come nel sistema, per esempio, anglosassone, dove la tutela del processo è fine a se stessa. Spesso nel nostro processo viene vista l'eccezione preliminare, la questione preliminare, viene vista come un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo della verità, posto che sia una verità quella del processo. Non è un fine, è comunque un mezzo per il raggiungimento della verità. E allora gli avvocati, che talvolta diventano prigionieri di questo narcisismo nel fare le eccezioni, dovrebbero tenere conto, in chiave prospettica o in chiave di crescita,
che non è raccolta spesso dai giudici, ovviamente con i limiti delle massificazioni, perché ci sono sempre eccezioni, ci sono sempre casi diversi da contemplare, però non sono colti nel nostro sistema come un qualcosa che va tutelato, no? Cioè l'esempio anglosassone dell'autorità giudiziaria che vuole sequestrare della droga e trova, voglio dire, le Kalashnikov e li restituisce perché non aveva titolo, non è il nostro sistema. Il nostro sistema, una volta che hai trovato il Kalashnikov, il processo, poi si discuterà se le regole sono state o non rispettate, ma intanto il processo si fa, insomma, ecco questo che volevo dire. Va bene, d'accordo, questo senz'altro è vero. E c'è un altro racconto di cui volevo parlarti, che riguarda la capacità di ascoltare, perché noi abbiamo detto prima c'è una certa difficoltà di comunicazione. Talvolta la difficoltà di comunicazione, questo vale per ogni rapporto, sfocia nella incomunicabilità. Allora c'è questo racconto che dà il nome al libro, che si chiama L'avvocato si dice sempre tutto. E qui ci sono vari personaggi, ci sono degli avvocati, ci sono dei clienti e c'è una donna che è un tipo particolare che va spesso in studio per farsi sentire. Questo è uno che mi ha colpito in modo particolare. Poi ce n'è un altro che io trovo per certi versi simile. Si chiama La scelta. La scelta è un racconto che ti parla, che riguarda il tipo di avvocato e anche qui riguarda il tipo di cliente. Si tratta di trovare un avvocato che faccia il caso proprio in un processo che si suppone importante e in cui si vuole essere tutelati da un legale molto deciso, che pone in essere anche delle strategie per sembrare molto occupato, per sembrare preso da mille cose e per, come posso dire, vestire il proprio studio come se fosse un fortino o il tempio della professione, di una professione molto impegnativa, e così. Qui fa anche il proprio ingresso la moglie di Castano, che è Vacqua. Quindi abbiamo un rapporto con una cliente che è una cliente particolare. C'è un avvocato che è un avvocato particolare. C'è un cliente che è un cliente a sua volta singolarissimo, che è spinto da una ricerca di sicurezze personali, come è normale che sia in molti casi. E poi c'è questa Vacqua cinguettante. Allora, la comunicazione, il modo di porsi, il modo di rivolgersi è sempre diverso, è sempre uguale. Uno cerca di ritagliarlo sulle esigenze dell'interlocutore, nella fattispecie il cliente, e in che maniera? Beh, hai toccato diversi temi che sono tipici della professione. Io provo un po' a dividerli in due macro famiglie, come fossero coleotteri o lepidotteri. Un primo tema è quello dell'ascolto. L'avvocato dovrebbe proporsi come obiettivo quello di sapere ascoltare la persona per vivisezionarla, per avere una maieutica della sua deposizione, della sua verità, che sia quanto più corrispondente alla realtà, no? Ecco, dentro questo problema poi ci sono diverse angolazioni di lettura. Il problema del professionista che è presuntuoso, che pensa di detenere la verità prima ancora che gli venga racconto, il professionista che non ha tempo ed è, si ritiene autosufficiente e ne prescinde, il cliente che non riesce a raccontarla, il cliente che ha un percorso di rimozione e non ti dice tutto. E insomma, lì dentro questo problema della comunicazione tra cliente e avvocato, con tutte le dinamiche e le storture, con tutte le patologie, sia da parte del cliente che non dice tutto, o che rimuove, o che si allontana dalla verità perché non vuole confessarla a sé, sia dell'avvocato che non riesce a penetrarla, è una tematica di grandissima attualità che ricorre. Cosa diversa invece è il problema della selezione dell'avvocato. Cioè, il reclutamento dell'avvocato non ha sempre le regole più ortodosse o canoniche che si può pensare. Io cerco un professionista che sia misurato, bravo sul mercato in quella materia.
spesso sono accompagnate da dei rituali voodoo incomprensibili legati, non so, alla presunta vicinanza con i giudici, con i pubblici ministeri, all'appartenenza delle sette. Io ci scherzo un po' su questo, e questo concetto del reclutamento confuso, che spesso non ha delle regole, voglio dire, diciamo così, tradizionali, comporta che ci sia un adattamento del professionista a queste regole, che corre il rischio poi di travolgere il professionista diventando qualcosa che non è, per assecondare qualcosa che è un prototipo, un identikit ideale del mercato, e che il professionista deve cercare di non assecondare, se no in qualche modo si violenta. Quindi io credo che dentro queste due macro tematiche ci stiano un po' gli argomenti che tu cercavi di tracciare, che sono tipici della professione, perché un avvocato, ripeto, non è importanza che Cascano sia lo stesso, sia uno dei 20 racconti, ha comunque questo obiettivo. Perché un avvocato, io dico sempre, un avvocato che non riesce, un avvocato può non avere ragione, però se non si fa ascoltare ha già perso la sua battaglia davanti al cliente. Per farsi ascoltare deve conoscere ed avere, come ho detto in premessa, intercettato i bisogni, aver capito chi è il suo cliente davanti a sé. Certamente, certamente. Eh sì, perché la comunicazione, io mi ricordo che quando, come dire, io facevo delle lezioni per un corso di preparazione all'esame di avvocato, tanti anni fa, e uno dei relatori una volta ci disse che la professione è divisa in tre. Un terzo è la conoscenza del diritto, un terzo è saper gestire un po' tutto, e un terzo è il rapporto con il cliente. Se tu non hai queste capacità, non sarai mai un avvocato di successo. Lui insisteva su questo, su questo aspetto, su questa, come dire, complessità trilaterale. Secondo me non aveva torto. Per quanto riguarda il rapporto con il cliente, che è essenziale, uno si gioca buona parte della sua fortuna. Parlando del successo dell'avvocato... Se posso, scusa Gianluca... Se posso inserirmi, non da avvocato, ma da friulano, mi riferisco alla rinomata riservatezza e diffidenza del friulano. Questo aspetto caratteriale si nota? Questo lo chiedo all'avvocato Ponti. Ma io ho scritto un raccontino anche su questo tema, sulla caratteristica, sul mito dei friulani, che disegna l'esperienza. I racconti non sono autobiografici, però è chiaro che intercettano un'esperienza di vita, che descrivono in questo caso più analiticamente il mio nonno. Mio nonno mi ha colpito perché io non sono figlio di una famiglia, ahimè, ripeto, a 12 anni ero in collegio e quindi non sono stato artefice del mio destino, come si usa dire. Io rientravo a Lignano, dove c'erano questi due nonni che sono cresciuti, io sono cresciuto con loro, tenevo un'edicola tutta l'estate per mantenermi negli studi, e mi aveva colpito questo mio nonno, che è un friulano di puro sangue, che lavorava come tutti i friulani con dei ritmi vertiginosi, e sostanzialmente andava in vacanza a Montecatini. L'unica cosa che faceva nella vita, per tutta la vita, andava in vacanza a Montecatini, e io ero in collegio a Firenze, lo andavo a trovare con mia nonna, e andavano in vacanza a Montecatini perché per loro l'unica cosa che contava nei 10 giorni di vacanza che facevano all'anno era avere la vicinanza con quello che potete immaginare a Montecatini si pratica abitualmente. E a me ha sempre colpito questa incapacità del friulano di recarsi all'estero o in vacanza se non per lavorare. Però erano delle generazioni, queste friulane, di cui io sono affascinato. Io mi ricordo mia nonna che lavorava in questa edicola 15 ore al giorno, e si scallava, non so come si possa creare un neologismo, cioè gli venivano i calli sui piedi e li andava a grattare sui marciapiedi di Lignano per non perdere tempo con l'acqua calda. Cioè sono delle generazioni, questi friulani, che io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerli, sono i miei nonni, non sono tanti più lontani, ma non ero pescatore, poi è diventato quello che è diventato, senza cultura, eccetera,
che mi colpiva per questo, per la riservatezza che dice lei, incapacità di vivere una vita, diciamo così, intesa con una dissociazione dal lavoro. Il lavoro è tutto, il lavoro era proprio un qualcosa che accompagnava la vita e che vedeva l'estero, la vacanza, come un qualcosa di vietato, proibito, qualcosa che tradisse lo spirito del friulano. Io l'ho cercato di ricordare, rammentare in qualche modo in questo raccontino, proprio per dire chi è il friulano per me, ecco, cosa ha rappresentato il Friuli per me. Eh beh sì, si vedono, come dire, delle caratteristiche, il carattere del friulano si riconosce. Poi adesso le cose sono cambiate perché il mondo è cambiato e sono cambiati anche i friulani. E comunque si rimane un senso del dovere forte, un superio dominante, questo senz'altro. E c'è anche qualche difficoltà di comunicazione talvolta. E forse anche qualche concessione alla comunicazione affettiva di più potrebbe aiutare ciascuno, potrebbe aiutare tutti. Ma comunque in modo particolare le persone un po' rigide, e tendendo a cercare un colloquio, dimostrando maggiore affettività, e sono, come dire, verrebbero aiutate probabilmente, verrebbero aiutate. Però sì, ognuno ha i propri limiti, lì non c'è niente da fare. Io sono a Roma da tanti anni, mi trovo bene, però ci sono delle differenze culturali che sono innegabili, e poi ciascuno le coltiva, anche, no? Ciascuno le coltiva, anche nelle modalità di comunicazione, per esempio. Qui apriamo e chiudiamo una parentesi, i romani sono estremamente schietti. E c'era un mio amico che diceva, romano, che lui da romano non si sente meno amato se qualcuno sta un po' zitto, e probabilmente anche con riferimento al modo di esprimersi. E credo che questo possa essere vero, ma non c'è niente da fare, perché un popolo che cresce in un modo produce, come dire, figli che gli assomigliano, e siamo proprio in quest'ottica. Per tornare al libro, abbiamo parlato del lavoro, abbiamo parlato del successo. C'è un racconto che si chiama Il successo. Allora, qui il successo deriva da un concorso di circostanze, non soltanto meriti propri, ma anche errori altrui. C'è un'udienza, c'è un giudice, c'è anche un, come posso dire, un illustre barone, e c'è una specie di miscela esplosiva. Sì, anche lì la dinamica ripercorre un po' quei leitmotiv, cioè quando si deve descrivere un libro di successo, come raggiungere il successo in 400 pagine, un libro classicamente anglosassone, sia che uno faccia il geometra che faccia, voglio dire, il domatore di tigri, ha sempre questi sviluppi presuntivamente organici e funzionali a raggiungere il successo in termini positivi, con degli sviluppi che in qualche modo sono prevedibili, i libri si assomigliano, si dicono sempre le stesse cose, e quindi il libro, quando deve dare delle istruzioni per l'uso, spesso è tragicamente noiosissimo, no? Ecco, lì invece io cerco di cambiare l'angolazione entrando sul percorso non razionale, per dire che delle volte il successo segue degli sviluppi, delle dinamiche che non sono quelle che ti aspetti, dipende da un po' di casualità, un po' di fortuna, e come al solito il racconto ne diventa un aneddoto scherzoso, ironico, di come una persona, anche in un altro racconto succede, per una casuale macchiatura di una cravatta assume delle posizioni ingessate dalle quali la gente interpreta una certa emotività, e ne derivano degli effetti un po' così inaspettati, e che generano, tra virgolette, il successo, posto che questo rilevi, con un rapporto di causalità che non è quello reale, non è quello che si conosce, non è quello che nei libri si ventila. Sì, sì, è così, perché in effetti è così. Il caso, io mi ricordo, un politico famoso diceva che nella vita la maggior parte delle cose succedono per caso. È una frase che hanno detto in molti. Non mi ricordo dove l'ho letta per la prima volta. Anche nell'attività professionale, a parità di mezzi, serve un evento che
come dire, permetta di esprimersi probabilmente. Cioè, io non credo che si possa dire che dipende tutto dal caso, ma anche il caso ha un suo ruolo, intendo dire. Io ho sempre trovato curioso che caso ha la stessa composizione di caos, no? Che quindi è una stranissima coincidenza. Penso però che nel mito della cultura nostra, che vuole sempre far derivare un rapporto di causalità preciso, del tipo se tu fumi tanto avrai un tumore probabilmente più facilmente ai polmoni di te che non fumi, delle volte ci sono delle variabili impazzite. E questa variabile impazzita dipende secondo me dal fatto che non possediamo la verità, non possediamo le dinamiche degli eventi e che delle volte scappano da quello che noi ci aspettiamo. Sì, sì, penso che sia vero, penso che sia vero. D'altronde l'imponderabile è una componente fondamentale dell'esistenza che, come posso dire, non si elimina e quindi bisogna cercare di convivere con questo margine di incertezza che può essere più o meno forte. E lì non c'è niente da fare. Il saggio si assicura, ma non ci si può assicurare per ogni rischio. E, c'è un altro aspetto. C'è un racconto che si chiama La profezia che si autodetermina. E questa profezia che si autodetermina parla di una vicenda processuale in cui si stabilisce un colloquio, come posso dire, forte e ravvicinato tra un PM e un imputato detenuto. E questi due si annusano, si riconoscono e probabilmente un po' alla fine anche si piacciono processualmente parlando. E secondo te questa chimica processuale come scatta? Ma qui credo che sia un racconto di grande attualità, no? È negli occhi di tutti la grande crisi che sta subendo la giustizia, ormai acclarata e voglio dire diffusa su qualunque mass media, no? Le parole dell'insediamento di Mattarella, del presidente Mattarella, sono significative, di una persona di grande equilibrio che però si è lanciato in questa necessità che la riforma della giustizia sia uno degli obiettivi. Se poi voi leggete i libri che disegnano la giustizia reale, vi accorgete che proprio la giustizia è qualcosa che in questo momento va riformata. Quel raccontino parla un po' di questo, parla di come delle volte ci siano dei preconcetti e dei pregiudizi nella valutazione delle situazioni, delle prove delle persone che si autoalimentano per i comportamenti che subisce il soggetto che in qualche modo ne rimane coinvolto. Cioè, se una persona pensa che un pubblico ministero sia ostile e in qualche modo si chiude nella sua deposizione, probabilmente vedrà come reazione quella del pubblico ministero che non lo segue, che si chiude, e quindi ognuno troverà conferma le proprie profezie arrivando a un distacco complessivo, no? E poi io lì, come al solito, ci scherzo nell'aneddoto, ma per dire che in realtà la giustizia, il rapporto con il dolore che spesso è sotteso alla giustizia, dovrebbe avere una mente aperta, no? Che parte dall'ascolto e dall'assenza del pregiudizio. E l'assenza del pregiudizio, ricordo, è un qualcosa di basico nel nostro sistema che prescinde anche dalla ragione. Perché non è detto che il pregiudizio non sia fondato, no? Il codice lo prevede, che ci possa essere un pregiudizio che è fondato, però tu devi costruire un sistema che elimini questo pregiudizio anche se fondato, per avere la mente libera nel giudicare. Eh sì, perché come dire, il giudice prima di tutto deve essere quello che, come dire, si avvicina serenamente ai fatti, nonché alle persone coinvolte, per poter cercare di arrivare ad una verità per quanto processuale. Ora, volevo poi affrontare un altro argomento. C'è un altro racconto che si chiama Il linguaggio che ti respinge. E qui abbiamo parlato di un errore, di un vocabolo che crea una specie di avversione o di ostilità a prescindere da chi sei.
Siamo davanti, prima c'era la vacua, che sarebbe la moglie. Qui invece abbiamo una donna vacua, che non è più nome, ma è aggettivo. Perché basta parlare del vino Beverino per dare un'impressione negativa a questa signora con cui si va a cena, e in un altro momento si usano altri termini che non vengono considerati adeguati. E parlando, come dire, c'è una canzone di Guccini, mi sembra che si chiami, mi sembra che fosse Autogrill, e in questa canzone di tanti anni fa, a un certo punto si parla di una parola che cambia il senso di ogni cosa. A me è venuto subito in mente questo riferimento, questo collegamento, questo parallelismo, perché lì è bastato proprio in poche usare parole ritenute sbagliate e il colloquio si è immediatamente bloccato, c'è stato un gelo. E questo succede sia nell'ambito personale e tante volte anche nei rapporti politici o professionali. Secondo te queste vacue come aggettivo da cosa si fanno impressionare? Ma guarda, credo che questo tema sia di grandissima attualità adesso, poi con i collegamenti da remoto ancora di più. Io ovviamente gioco sul significato aneddotico del giudicare nei rapporti personali, ma è evidente che è un discorso che può essere evocato anche all'interno della giustizia. A me ha sempre colpito che rispetto allo studente bocconiano che esce, voglio dire, dall'università dicendo guarda io trovo la sentenza vincente, non ci si renda conto che nella professione, ma nella valutazione, come dici giustamente tu, dei rapporti interpersonali, dei rapporti d'amore, ma in qualunque tipo di rapporto che in qualche modo giochi sulla persona, abbiano un ruolo importante degli elementi apparentemente estranei alla verità piuttosto che alla ragione, che sono per esempio il linguaggio, ma direi anche la postura, magari i movimenti del corpo, che possono essere equivocati, soprattutto per un italiano che spesso parla col corpo più che con le parole. Quindi quel racconto parla un po' di questo, di come una frase, un vocabolo sbagliato all'interno di un contesto che poteva essere spaziale, che poteva essere allettante, sciupa un incantesimo per ragioni apparentemente, ancora una volta, non razionali, che è sempre il tema di ritorno, senza che si possa raccontare in un libro. Perché nel libro si dice chi si respinge, si dice chi si innamora, ma non si dice chi si respinge, tra virgolette, ingiustamente, nel senso che c'è stato banalmente soltanto un gesto che magari è legato a un tic. Io ci scherzo anche su questo. Sì. E secondo me poi un altro passaggio importante in questo libro è l'episodio L'udienza della vita. Allora, in questo episodio L'udienza della vita si parla di un avvocato che va in una città per una città di mare, sembra, e potrebbe essere anche Lignano, e in cui in pratica va per un processo molto importante. E quando va verso il tribunale si imbatte in un ristorante che offre delle cozze e fuori dal ristorante ci sono delle fotografie. In queste fotografie si vede il prodotto gastronomico che viene fotografato da ogni angolo e viene proposto in maniera molto accattivante, e si parla anche di una intimità appunto con queste cozze che si viene a creare, che lo spinge ad attardarsi. Allora, questo racconto parla di treni che si perdono, in sostanza. Forse uno potrebbe pensare anche che si vada, vista questa grande intimità, si vada anche un po' oltre la dimensione gastronomica. Non so, magari... No, la dimensione gastronomica è estranea, è soltanto l'occasione. Il tema è un po' questo, l'udienza della vita è l'udienza che dovrebbe segnare un cambiamento epocale per l'avvocato, ma potrebbe essere una qualunque altra occasione, è la partita della vita per il calciatore, è la canzone della vita per chi va a Sanremo o X Factor, non è così importante, che un po' come le frasi latine, sono solo le occasioni del maestro. Allora, nel contesto in cui la vita ti riserva delle volte un treno che passa,
non c'è sempre la dinamica, quella tradizionale, quella canonica, quella conosciuta nei libri, io ho sbagliato a fare qualcosa piuttosto che io avrei dovuto fare qualcosa di diverso, in senso, voglio dire, descrittivo, ma è anche quella situazione dove uno non, per ragioni che non sa, per ragioni per titubanza, perché viene ipnoticamente coinvolto da qualcosa di non meritevole, non degno di attenzione, ma insomma si distrae e tra le righe dico delle volte sei tu l'autore del perché non raggiungi l'obiettivo di cui ti vuole di non aver raggiunto. Cioè delle volte ci sono delle spiegazioni razionali o non razionali di certe cose che non succedono, che racconto della vita, che l'ambiente della vita vorrebbe in qualche modo descrivere scherzosamente. In quel caso lì sono un innamoramento, come dici tu, fotografico delle cose con una fantasia, ma che in realtà è la metafora di chi si distrae da particolari apparentemente inutili per raggiungere quelli che erano gli obiettivi. Eh sì, in pratica ciascuno si fa deviare a modo suo, come ciascuno persegue il proprio obiettivo, succede anche che uno si faccia distrarre da qualcosa che lo colpisce molto nell'intimo, di personale. Io avrei un'altra domanda da farti che secondo me è anche rivelatrice. Io ho visto che tu nel tuo libro citi varie volte Ennio Flaiano. Allora, Ennio Flaiano è un autore che io conosco abbastanza bene, che ho frequentato molto. Quest'anno cade il 50° della sua scomparsa. È importante nella letteratura, è importante nel cinema. Secondo me, come dire, è un autore di racconti e di aforismi particolarmente. Tu che rapporto hai con Ennio Flaiano? Ma Ennio Flaiano è una persona che io adoro per due ordini di ragioni, perché è un'intelligenza spiccatissima, come tutte le intelligenze spiccatissime in tessiniano, e sa prevedere delle sensibilità che nasceranno nel corso dei decenni, quindi non dico nulla di più di quello che tutti sanno avendolo letto, però a me piace perché rappresenta anche quello che io ritengo essere un po' lo sviluppo della cultura, no? Cioè io credo che la nostra cultura per lungo tempo abbia forse esageratamente coltivato l'immagine di una cultura verticale esclusivamente focalizzata su un tema, quando invece adesso c'è bisogno nella nostra società, ma io vedo sono degli sviluppi anche legati alle professioni più varie, di una cultura più orizzontale, no? Cioè di una cultura che sappia racchiudere più temi e abbia in qualche modo la capacità di leggere su un piano più universale gli eventi anche dentro una cultura specifica. Quindi gli storici, per dire un esempio, non sono più solo storici, non sono più coloro che ti fanno studiare i sette re di Roma o la successione delle battaglie di Alessandro Magno, ma sono quelli che in qualche modo ti avvicinano alla climatologia, all'ambiente, alla geografia, a situazioni, all'etologia. Io ho un figlio, per esempio, un secondo figlio, che si è laureato in filosofia e adesso vuole laurearsi in matematica. Cioè, credo che sempre di più si stiano allargando queste professioni, perché per rispondere ad esempio un po' quello che dicevo dell'avvocato, l'avvocato non è più quello che si impara a memoria le formule del codice o tutti i precedenti, perché ci sono altre componenti che determinano i suoi risultati nell'interesse del cliente. Flaiano è questo, è un prototipo di questo, non è l'intellettuale vacuo che si cita ma non si legge, no? Spesso si citano degli intellettuali o dei letterati, ma che nessuno ha letto, e Flaiano è uno che può diventare maestro di vita. Certo, io di Flaiano ho ben presente il frasario essenziale, che secondo me è interessantissimo. Sono citazioni e frasi che stanno sempre bene. E poi Tempo di uccidere, in cui si parla anche di colonialismo italiano e anche di alcune vicende poco commendevoli. E nel complesso è un autore di grande complessità, cioè un autore, come posso dire,
esce completamente dal da un cioè non è un intellettuale accademico. Ecco, Flaiano è una persona che esprime con freschezza il proprio stupore rispetto a fenomeni che critica, e è stato molto vicino anche a Fellini nel mondo del cinema. Insomma, è un intellettuale poliedrico importante e non è stato molto ricordato, cioè viene ricordato così solo occasionalmente. Esattamente, sono d'accordo con te. Secondo me quello che tu dici di Flaiano è vero. Poi ti volevo fare un'ultima domanda, visto che la nostra conversazione dura da un po' più di un'ora. E abbiamo parlato di Castano, abbiamo parlato della Vacua. Qual è il personaggio, che è un personaggio secondario, a cui ti senti più legato tra quelli che citi nel tuo volume, e qual è il racconto che meglio ti rappresenta? Guarda, io, se devo essere sincero, non ho un percorso di immedesimazione con i racconti. Spesso li vivo come tante sfaccettature, tante angolazioni di un problema. Mi piace pensare che in qualche modo tutte queste angolazioni, tutte queste letture possano coincidere con quelli che sono i disagi che le persone vivono, però non vivo un percorso, non lo sento sotto questo profilo mio, Castano. Io, per esempio, ho uno spirito molto pugnace e nella professione ho sempre disegnato questo come obiettivo, quindi grande, sono un po' la proiezione di mio nonno che crede nel lavoro e si dedica a tempo pieno per ottenere questo risultato per il cliente, che non è niente di Castano, ma probabilmente è il mio alter ego Castano, una parte di me è proiettata professionalmente solo sul risultato, poi mi rendo conto che però ci sono delle sfaccettature che ti cambiano, che ti, no, come un marziano a Roma di Flaiano, per restare in tema, che ti creano delle diversità che soltanto che guardo, ma non riesco a dire che sono mio. Castano in questo senso non è mio, intercetta delle mie emozioni, ma non me lo sento mio. Quindi diciamo Castano non è propriamente un tuo alter ego, ma è lui stesso un tuo personaggio. Sì, è una maschera, ma Castano è una maschera che rivisita un po' tutto. C'è un racconto, per esempio, sul giallo del rasoio, con il quale chiude, sì, la vita. L'ultimo, che è il più cupo anche, è il più cupo. È il più cupo, ma in realtà muore, ma in realtà quello che si vuole regalare non è tanto che lui muore, ma come tu in una vicenda di cronaca che conosci, rileggendola più volte, trovi delle verità che non ti aspetti, forse perché tu cambi, forse perché tu hai dei processi di rimozione, forse perché tu non vuoi vedere certe realtà. Cioè, a me colpisce questo, che rileggendo la stessa cosa, nei processi capita spesso, nelle cause, nei contratti, le attività che faccio io, uno dice, ma com'è possibile che in questa causa non mi fossi posto questo problema? Eppure, evidentemente, la lettura è legata al momento storico in cui vivi, e delle volte ti rivela delle sorprese, ecco, che io cerco di, come sempre, di analizzare in chiave non razionale. Sì, e poi oltretutto, in questo giallo del rasoio, forse qua bisogna spendere qualche parola in più, perché in pratica si parla di un omicidio che viene commesso con un rasoio sulla pubblica piazza. Per colmo di, come dire, paradosso, c'è anche la telecamera di una banca che riprende tutti i passanti, la vittima, e anche per forza di cose riprende l'assassino. Allora, andando a rivedere le immagini, non si trovano, il colpevole non si trova, perché ci sono così, c'è qualche indizio, ma non si riesce a cogliere il momento preciso della rasoiata fatale, che viene, come dire, inferta con grande maestria. Per usare un linguaggio da carabiniere, il soggetto viene attinto, viene colpito e si vede che la vittima cade.
però non viene identificato il colpevole sulla base di queste immagini, che forse saranno poco chiare oppure no. E qui c'è un problema effettivamente Gorgiano di inattendibilità di questa realtà, che solo in un determinato momento si risolve. Magari tu vuoi dirci come. Beh, non voglio anticipare e togliere il suspense della lettura, però quello che io volevo togliere era la sicurezza, cioè la mia emozione era quella di regalare, di togliere la sicurezza della dinamica sviluppata. Cioè, parliamo di un giallo. Il giallo che cos'ha? Ma un po' come i romanzi spesso. Un giallo cos'ha? Ha sempre la dinamica di dire devo individuare il colpevole, riesco, non riesco, sbaglio, inizialmente credo che sia uno e poi in realtà scopro che è un altro. Però lo sviluppo del pensiero tradizionale nella lettura del giallo è sempre questo. Io ho cercato nel piccolo di dire no, proviamo a leggere il giallo nel senso di dire che quella che era una verità che per te era evidente nel scoprire un responsabile per una serie di percorsi non ti ha portato a concludere così. Volutamente tu non hai visto quello che dovevi vedere senza avere un interesse, ma per un percorso che è inspiegabile. Ecco. Sì, sì. Una e qui... In sostanza il cold case rimane tale, salvo poi essere, come dire, ripreso in mano per un insieme di casualità. Comunque all'occhio attento, all'occhio bene. Attento, alla fine il dettaglio non sfuggirà. Bene, a questo punto, arrivati alla fine, all'ultimo racconto, desidero solo ringraziare per questo scorrevole racconto, che però nasce su un grande spessore di chi l'ha scritto, evidentemente dal punto di vista professionale. E ringrazio Gianluca Ruotolo per la sua vivace interlocuzione. Grazie, grazie a tutti. Buonasera. Arrivederci a tutti. Grazie ancora.